Viceprefetto Giovanni Lucchese, dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale, guiderà l'amministrazione fino alle prossime elezioni. Allora, stamattina è anche qui presente per sentire i ministri quali sono le iniziative a causa del bradisismo. Le iniziative sono state illustrate brillantemente da tutti gli attori istituzionali governativi presenti qui, quindi non ho da aggiungere altro che quell'impegno che io come amministratore pro tempore sino alle prossime elezioni svolgerò per la comunità di Monte di Procida, assicurando ogni attenzione che merita il territorio proprio con riferimento a queste situazioni di criticità che, come è stato ben evidenziato a questo tavolo e non solo oggi ma già nella riunione precedente della settimana scorsa, vuole far arrivare a tutta la popolazione, non solo ovviamente quella di Monte di Procida ma dell'area flegrea, rassicurazioni che l'impegno sinergico, istituzionale, governativo e a livello nazionale e governativo a livello locale c'è per tutti. Occorre soltanto essere sereni nella convinzione che nulla sarà chiaramente tralasciato nella cura di quelli che sono gli adempimenti che tutti quanti noi siamo stati chiamati a porre in essere.